Virtus Lanciano alla Spezia con il dubbio del modulo. Il gruppo guidato da Primo Maragliulo è partito ieri per la Liguria dopo l'allenamento mattutino a San Buceto. Della spedizione non fanno parte l'esterno Manuel Milinkovic, che nei giorni scorsi ha rimediato un colpo alla coscia, e il centrocampista Zedoardo, ancora vittima di una distorsione alla caviglia. Maragliulo potrebbe puntare ancora sul 4-4-1-1, anche se negli ultimi giorni il neotecnico ha provato un 4-3-3 speculare a quello degli avversari. Una delle principali novità sarà la presenza da titolare di Manuel Giandonato. Il giocatore originario di Casoli è cresciuto nelle giovanili della Juventus. Giandonato finora è sempre subentrato dalla panchina e ha dato buone risposte. Il sacrificato sarà Rocca, una mossa destinata a liberare maggiormente nella metà campo offensiva Vitale. In attacco, in caso di due punte, spinge per una maglia da titolare Federico Bonazzoli dopo il gol partita contro il Modena. Il ballottaggio è con l'ex Ferrari. Chi è sicuro di una maglia è Guido Marilungo, due assist nella gara vinta col Modena. Il giocatore è di proprietà dell'Atalanta, in grande ascesa, e il suo apporto è imprescindibile. In difesa, Di Matteo riprenderà posto a sinistra con Salviato, Aquilante e Amenta a completare la linea di difesa. Il tecnico dello Spezia Mimmo Di Carlo ammonisce i suoi sulla pericolosità della Virtus, specie in contropiede. La squadra ligure sarà priva degli squalificati Misic e soprattutto Calaiò, squalificato e reduce dalla doppietta che ha steso il Livorno. Migliorano le condizioni di Juande, che è convocato, ma certamente non sarà dei titolari. Sarà confermato il 4-3 con Nenè al centro dell'attacco, Scitum a sinistra ed è a destra il grande ex Antonio Piccolo. Non sarà una giornata come le altre per lui dopo le stagioni in Frentania, i tanti gol segnati e quell'addio recente e in parte burrascoso dopo il botta e risposta a distanza con la proprietà. In campo anche l'altro ex, il terzino Filippo De Col. Primo Maragliulo cercherà di allungare a tre la striscia di vittorie consecutive, ma non sarà facile contro un avversario che la Virtus non ha mai battuto, 6 pareggi e 3 sconfitte i precedenti, e che cerca punti per proseguire la rincorsa playoff. Direzione arbitrale affidata a Pairetto della sezione di Nichelino.